io non sono volevo fare presente una questa cosa. Non ci siamo questi cose. La... Ci sentiamo anche. Come? Il microfono magari così. Sì. Precisare come funziona. In sé cos'è la moneta? La moneta è una misura. Una misura di un lavoro fatto, di una, di un servizio, di un bene, di una misura. E in sé, facciamo un esempio. Io sono un bravissimo falsario, no? E riesco a stampare 500 euro falsi, ma proprio perché nessuno si accorge. Come la Spagna, l'ha fatto la Spagna. No, e no, infatti a livello europeo si è risaputo e dopo c'erano varie situazioni in cui non si accettavano più le banconote da 500 euro. Anche in Francia. Però la Francia è un altro sistema. Però la moneta falsa fatta bene, che diciamo che è uguale a quella che emette la banca, che si appropria di un diritto che non è il banchiere proprio, che è un diritto del popolo il riconoscere la misura di un valore, perché quando fra soggetti ci si scambia un servizio o un bene, sono i due soggetti che danno valore al metro di quel valore che si scambiano. Per cui se ad esempio io stampo 500 euro falsi, compro un bene di 500 euro, un servizio di 500 euro, chi ambisce a quei 500 euro si dà da fare. Prima stavo lì disoccupato, non aveva niente da fare, poverino, soffriva, l'azienda andava in malavoro. Io mi presento 500 euro per avere 100 paia di scarpe. Questo si dà da fare, sto qua si piccia avanti, magari sono qualcuno. Poi questi 500 euro li gira a qualche altro. Questo qua si mette a lavorare, pure lui produce, fa dei beni, insomma. Li passa a qualche altro, produce, insomma, alla fine della catena, se noi analizziamo tutto il giro di questi 500, come hanno incamminato questi 500 euro, ci accorgiamo che sono tutti più ricchi di un bene di 500 euro. Chi ha rubato è solo il primo, che si è permesso di stampare soltanto con un po' di inchiostro e un po' di carta 500 euro, però l'ha fatto così bene che la gente gli ha accordato credito. Tu hai lavorato, tu sei uno che ha un credito di 500 euro, per cui io ti do il cambio, il mio bene, 500 euro. Chi ha rubato il primo? Ed è esattamente quello che fanno le banche. In più, io da falsario non dico che lo Stato è in debito pubblico, c'è un debito pubblico. Non chiedo allo Stato di tassare i cittadini per il rimborso, non chiedo il rimborso degli interessi di questi 500 euro falsi. Le banche fanno questo, inventano un valore, su quello poi pretendono gli interessi. Lo Stato, che ha rinunciato alla sovranità, cioè a gestire questo potere, di dire io stampo i soldi, li do alle banche, per orientare l'economia, per avere una guida dell'economia, non ha rinunciato, si presenta allo sportello bancario esattamente come un cittadino, come un imprenditore, però si presenta allo stesso sportello dell'imprenditore in concorrenza con il cittadino, in concorrenza. Cioè praticamente succede questo, che lo Stato chiede alle banche di comprare i suoi bot, i suoi titoli. Tutte le riserve che la BCE passa a quella banca, ovviamente la banca, siccome si è fatto il giochetto dello spread e poi l'interesse arbitrariamente lo stabilisce la banca, no? La banca gli conviene darli allo Stato, perché lo Stato è più sicuro. Perché? Perché chi garantisce è quell'altro poveraccio che sta a fianco, che aspetta lui, anche lui, il mutuo, il prestito bancario, però non ha le garanzie che può offrire lo Stato, che sono proprio le sue spalle, il suo sangue. Non solo, ma quello lì che si presenta per avere i soldi
lo Stato che gli dà i bot, magari poi presenta quei bot non per fare dei programmi politici, per scialare, per sciare, per sprecare, per buttare i soldi al vento, per arricchimento personale, per affari sporchi. Già sarebbe discutibile se facessero solo fare leggi, ma io qui ci mette pure che i costi, gli sprechi, gli trallazzi, le ruberie. Non è possibile che poi un povero imprenditore che cerca un prestito per poter portare avanti la sua azienda non gli viene concesso perché non ha sufficienti garanzie, perché non può presentare i bot, cioè non è in grado di tassare altri. Come lo Stato è in grado di tassare i suoi cittadini, allora offre garanzie, quindi le danno a loro. Quindi il problema della sovranità non è la sciocchezza, è dire chi deve stampare questi soldi, chi deve orientare l'economia, chi deve fare la politica, chi deve amministrare. Oggi come oggi i politici non fanno niente, non contano un accidente, non contano niente, sono camerieri delle banche e dell'alta finanza, solo questo. Quindi decidersi a mettere becco attraverso il consenso costruito apposta sul rapporto politica gestione del denaro è importante. Perciò è che vorrei che si discutesse anche della possibilità di istituire in Trentino a livello locale, cominciamo sfruttando anche questo spirito autonomista, questa voglia e questa anche classe politica, diciamo, migliore delle altre, tutto sommato, insomma. Se pigliamo Vicenti, Vicenti può fare il monaco, altrove, insomma, eppure ne parlano così male tutti quanti, insomma. Magari fosse Napoli amministratore di Vicenti. Per dire, comunque, si potrebbe approfittare di questa possibilità che dà il territorio e provare a chiedere alla politica di mettere su una struttura leggera, non una cosa pesante, una struttura leggera, di banca pubblica o partecipata, di modo che la politica può orientare l'interesse, il tasso di interesse, perché oggi il tasso di interesse lo decide solo la banca. Per avere possibilità di guida, la politica deve mettere becco per queste cose, perché altrimenti lo deve fare solo per imposizione di diritto, ma se riesce a farlo anche perché c'è un becco dentro e dice io nomino questo direttore di banca, questo presidente, gli dico a questo direttore di banca, tu fai i tassi di interesse per questo piano economico al 2% perché già la BCE te li dà allo 0,50 e se ti dico al 2% è già troppo, se ti dico al 2% è già troppo, io risparmio di utilizzare la fiscalità generale. Non utilizzo la fiscalità generale, ma riesco benissimo a instaurare un debito che deve entrare. E sarebbe forse l'unico che rientra. Perché quello dei bot dello Stato non rientra mai, quello viene rinnovato sempre. Quindi fare qualcosa da dire, io vorrei che si cominciasse a discutere della possibilità di instaurare, di costituire una banca pubblica partecipata in Trentino. Cominciare l'iter, cominciare a chiedere le autorizzazioni, discutere, discutendo di questi problemi, si comincia a discutere del rapporto della politica con l'economia, con il denaro, con la sovranità, e la gente comincerà a maturare, insomma, di più, ad avere più coscienza di questo grosso problema, non è una sciocchezza, insomma. Io proponevo anche una cosa che mi è piaciuta molto a Rossi, l'idea di fare una moneta complementare fatta sul consorzio delle aziende che già utilizzano i buoni sconto, i bollini, tutte quelle cosette lì, no? Se questo impegno, che è un impegno economico, le aziende non è che fanno il bollino, lo sconto e ci vanno gratis,
è un impegno dell'Europa. Se questo impegno è consorziato, messo insieme, varie aziende locali si mettono insieme e decidono di mettere in comune questo buono sconto, che addirittura magari può essere dato in sopra più ai loro dipendenti per metterlo in circolazione, questo buono sconto diventa una moneta complementare che è orientata al consumo della produzione locale. Perché sono loro che fanno lo sconto, dicono tizio, caio, caio, utilizza questo sconto. Però ermetico non sarà mai, perché se io posso comprare le mozzarella fievee con quei buoni, o almeno il 20% di sconto delle mozzarella fievee con quei buoni, anche se io non sono nel giro, sono fuori, io me lo pio lo stesso buono, perché poi posso andare a comprare la mozzarella fievee. Quindi sarebbe interessante, perché si creerebbe un allargamento della base monetaria, un aumento, un controllo del consumo di produzione locale che sostituisce un po' le barriere, insomma c'è un qualche cosa, insomma inventarsi, bisogna cercare di inventarsi qualche cosa per difendere il territorio e la produzione del territorio. Io mi sono inventato questo, ma penso che sia di non avere il monopolio di questa cosa, da qualche parte qualcun altro deve averlo inventato, magari in Baviera, queste cose qua. E aumentando la base monetaria, aumenta la domanda, aumenta la produzione. Cioè quello che potrebbe fare benissimo lo Stato se avesse la sovranità monetaria, che ha buttato via, non si capisce perché, l'ha buttata via, ha dato, così, prendetela voi. Addirittura il signor Ciampi, quando ha ricevuto la lettera di Andreat, da quel momento in poi non ha comprato più un bot al tasso che gli poteva imporre il ministro del tesoro, niente. E è stato da allora che sono cominciati questi guai, dall'81, dall'uccisione di Aldo Moro, colpevole di aver strappato le 500 lire, a tutta forza, aveva fatto diversi miliardi. E poi con la questione del divorzio del ministero del tesoro dalla Banca d'Italia, e da lì è cominciato il nostro guaio. Io porterò avanti queste idee della moneta complementare e della banca pubblica, spero di trovare ascolto, e in questo sono sostenuto da tutta la mia lista, devo dire, il mio segretario, che non ci ha pensato due volte, si è messo subito a disposizione. E devo tanto ringraziare il professore che autorevolmente ha messo al mio fianco, dà credito a quello che dico io, perché altrimenti se parlassi da solo direi lo per sé. Così potrei dire questo.